elezioni politiche del 4 marzo si avvicinano e la campagna elettorale entra nel vivo. Cominciano a spuntare strategie, sondaggi, timori e possibili scenari del giorno dopo. È quindi tempo di sfoderare i programmi e di mappare i candidati. Noi abbiamo raccolto per voi una breve biografia dei candidati che dovrebbero contendersi il seggio uninominale di Reggio Calabria per il Senato e ai quali andranno anche i voti della Locride. Pietro Sergi, 53enne, originario di Natile, è il candidato di Liberi e Uguali per il collegio uninominale per il Senato Reggio Calabria Palmi. Pietro Sergi, che lavora presso l'Università di Bologna dal congresso di Rimini dello scorso anno, è entrato a far parte della direzione nazionale di Sinistra Italiana. Politico e scrittore appassionato, Sergi non ha mai reciso il cordone ombelicale che lo lega alla sua terra di origine e in più occasioni è intervenuto sulle problematiche che assillano i cittadini della Locride. Ringrazio il mio partito, Sinistra Italiana e soprattutto Liberi e Uguali per la grande fiducia riposta nei miei confronti, afferma. La sfida non sarà di certo facile, ma è la passione a guidare i primi passi di Pietro Sergi in una campagna elettorale che si annuncia quanto mai complessa e delicata. Sono certo, ha proseguito il componente della direzione nazionale di Sinistra Italiana, che con l'aiuto reciproco tra noi candidati riusciremo ad onorare e a meritarci questa fiducia, perché il lavoro di gruppo è fondamentale per raggiungere un buon risultato, è l'unico modo per ricambiare questa fiducia, soprattutto di quelli che negli ultimi anni si erano astenuti o allontanati dalla politica. Nonostante sia la sua prima esperienza elettorale di questo livello, Pietro Sergi pare avere le idee chiare. Per riconquistare la fiducia di un elettorato disilluso, prosegue infatti, cercheremo di dimostrare coerenza, serietà e passione. La conoscenza dei problemi atavici che attanagliano la nostra bellissima provincia e si riflettono sull'intero territorio regionale sarà la nostra forza. I problemi sono tanti e tutti urgenti, li indicheremo e proporremo soluzioni fattibili. La nostra politica non sarà fatta di slogan, il nostro impegno sarà per i molti e non per i pochi. Con l'entusiasmo mai mancato, il giovane reggino Marco Siclari accoglie la sua candidatura a Senato con Forza Italia, un nome che non ha trovato solo il sostegno del prossimo premier e attuale presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Sono onorato e commosso allo stesso tempo, ha dichiarato il candidato Siclari, nel comunicare la mia candidatura al Senato della Repubblica, collegio uninominale di Reggio Calabria, in rappresentanza di tutto il centrodestra. Sanità, trasporti, occupazione, welfare e tanto altro. Sono troppe le emergenze che negli ultimi anni di buio la Calabria e i calabresi hanno dovuto soffrire. Adesso, riferisce, è arrivato il momento di essere artefici e complici di una rinascita necessaria. Ora tocca a noi dare risposte concrete. Risposte che offrano prospettive reali di sviluppo di un territorio dalle potenzialità enormi mai sfruttate. Lotterò per il futuro di una terra che considero mia fino in fondo, per i giovani che non hanno mai smesso di credere in un futuro possibile anche in Calabria, per chi è rimasto affrontando difficoltà enormi. Lotteremo insieme e con le elezioni non vinceremo una battaglia, ma la guerra, quella per far rinascere la Calabria. A Marco Siclari la politica scorre nelle vene e a raccontarlo è la storia di una famiglia. Il papà, Franco, dirigente della presidenza del Consiglio dei Ministri, distaccato alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, consulente per il ministro Lunardi. Marco inizia la sua esperienza politica da giovane studente universitario, è tesserato Forza Italia ed eletto per 3 mandati consecutivi senatore accademico presso l'Università di Roma. Siclari è stato inoltre collaboratore in qualità di esperto nel settore dell'imprenditoria giovanile presso la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri. È membro della Consulta Nazionale della Sanità di Forza Italia e responsabile nazionale medici specializzati per Forza Italia Giovani. Nell'aprile 2008 entra a far parte dell'amministrazione Alemanno come consigliere al Comune di Roma con il Partito del Popolo della Libertà. Dedico questa candidatura, racconta, a mia moglie, a mio figlio e a tutta la mia famiglia e in particolare a tutti i giovani calabresi per i quali lotterò fino alla fine, per il loro futuro in questa nostra amata terra. C'è poi il candidato del centrosinistra, Ottavio Amaro. Molti leader nazionali si affannano a spararla più grossa sul sud e sulla Calabria, interpretando stancamente copioni già visti. Ancora una volta il rischio è quello di essere travolti da discorsi e polemiche da campagne elettorali fine a se stessi. È tempo di dimostrare che la Calabria e la nostra città metropolitana hanno idee e proposte concrete che non sono promesse elettorali. Dobbiamo imporre i temi della nostra terra su cui la politica si deve esprimere e impegnare
In questo senso, parlare di sistema infrastrutturale significa non porre solo la questione del ponte, ma la questione dell'isolamento della fascia ionica, quindi dell'ammodernamento della ferrovia, della statale 106, del completamento delle trasversali come la Bovalino-Bagnara, di un sistema che si deve legare ad una logistica di trasporti che coinvolga ogni piccolo paese dell'interno e della costa, di un aeroporto che deve essere potenziato e valorizzato, favorendo l'accesso a un bacino d'utenza allargato. Per questo, da candidato al Senato, collegio uninominale Gioia Tauro Reggio, ribadisco l'impegno dal territorio e per il territorio. Ha le idee chiare Ottavio Amaro. Già sindaco di Milicucco, Amaro è da diversi anni docente di architettura presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Dal marzo 2017 ne è diventato anche direttore generale. Classe 59, sposato e con due figli, ha studiato all'Università Mediterranea di Reggio, laureandosi in architettura e continuando poi a studiare, diventando ricercatore e poi professore. Ora, dopo essere stato prorettore e direttore generale, non mi sono mai voluto allontanare dalla Calabria, riferisce. In Calabria sono stato sindaco per 10 anni e segretario generale dell'autorità di bacino della regione. Guardando indietro, posso dire con serenità di non essermi mai pentito di nessuna delle mie scelte, le rifarei tutte. Ho incentrato le mie esperienze di lavoro e di studio attorno allo sviluppo della Calabria e dei territori del sud. Sono convinto che solo l'impegno consapevole di tutti i calabresi può consentire una valorizzazione piena delle nostre risorse. Città più sostenibili, restauro del paesaggio meridionale, utilizzo produttivo e culturale dei beni confiscati alla mafia e ancora area del porto di Gioia Tauro, piccoli centri urbani, turismo. Conclude Amaro, il mio lavoro e anche la mia esperienza di sindaco mi hanno convinto che le nostre istanze devono essere portate con ancora più determinazione all'attenzione dei governi e del paese intero. E al voto riparte con la presentazione dei primi candidati che poi nel corso delle settimane in vista di queste elezioni politiche, Camera e Senato lo ricordiamo, previste per il prossimo 4 marzo e dopo la puntata speciale di Linea Aperta la settimana scorsa, venerdì scorso, dove abbiamo parlato della nuova legge elettorale, tanto per aiutare voi elettori a capire il nuovo sistema, partiamo nel vivo con le tribune, secondo un calendario, lo ricordiamo, stabilito e regolamentato dalla comunicato dalla nostra emittente, quindi ci dedichiamo di volta in volta alle elezioni per quanto riguarda la Camera e il Senato. Oggi puntata dedicata ai candidati all'uninominale al Senato per il collegio Gioia Tauro Reggio. I candidati li avete conosciuti attraverso la nostra scheda, ringrazio per questo Alessandra Bevilacqua. Io li vado, devo fare una precisazione come prevede appunto il Corecom. Li saluto innanzitutto e poi faccio la precisazione. Ringrazio per essere qua con noi questa sera nella puntata di Al Voto Ottavio Amaro del Partito Democratico, ricordiamo candidato uninominale al Senato per il collegio Gioia Tauro Reggio. E poi ringrazio per essere qua con noi Marco Siclari, candidato in Forza Italia per quanto riguarda sempre il collegio Gioia Tauro Reggio uninominale al Senato. Ed infine ringrazio per essere qua con noi Pietro Sergi, Liberi e Uguali, per sempre uninominale al Senato per il collegio Gioia Tauro Reggio. La precisazione che dovevo fare all'inizio della puntata era appunto questa: era stato invitato anche per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, anche lui per quanto riguarda il collegio Gioia Tauro Reggio uninominale al Senato, il candidato Bruno Azzerboni, e il candidato appunto ha declinato l'invito per impegni già presi, per impossibilità comunque a presentarsi questa sera al confronto. Io parto subito, comunque ho già ringraziato i candidati, parto subito con cosa? Parto con il candidato del Partito Democratico, Ottavio Amaro, dicendo come è arrivata questa sua candidatura innanzitutto. La mia candidatura è stata proposta dal mio partito. Si rifà evidentemente alla mia storia. Io non sono un neofita della politica, non sono estraneo alla lotta e all'impegno politico, sin dai movimenti studenteschi sono stato sempre impegnato,
per poi diciamo fare anche un'esperienza di sindaco importante, straordinaria nel mio paese, Melicucco, che mi ha messo a contatto con la realtà, con i cittadini, con la gestione concreta di problemi dei nostri territori e dei nostri paesi. Ho fatto la scelta di stare in Calabria, di studiare. Io faccio parte di una generazione che amava molto dire ai tempi dei movimenti studenteschi che bisognava lottare per restare, restare per cambiare. Sono ancora molto affezionato, molto attaccato a questa idea, perché penso che noi calabresi abbiamo tutte le possibilità e le capacità per, come dire, cambiare, per autodeterminarci, per rappresentare una Calabria pensante. Ho scelto quindi di studiare a Reggio, la nostra università, presso la facoltà di architettura. Ho scelto di fare ricerca, ho fatto il dottore di ricerca, ho fatto il ricercatore, il professore e adesso anche il direttore generale. Quindi diciamo che la scelta è scritta nella mia storia. Io ringrazio naturalmente chi mi ha individuato per questa esperienza, ho accettato come un'esperienza di servizio di chi pensa che comunque occorre mettersi in prima persona e come dire, offrirsi all'impegno e alla, diciamo, necessità che questa terra parli, dia voce alle sue problematiche, alle sue risorse, alle sue bellezze, alle sue necessità, ai suoi bisogni dei giovani, dei cittadini, dei lavoratori calabresi. Questa domanda al candidato di Forza Italia Marco Siclari, come è giunta questa sua candidatura? Beh, io ho iniziato la mia esperienza politica sin da giovanissimo. C'è una frase bellissima che tengo sempre in considerazione e che la ricordo a me stesso tutte le volte che ho voglia di fare qualcosa di utile, di importante per la professione, per la società, insomma, per chi crede in me. Una frase che si spiega da sola: chi crede progetta, chi crede combatte, chi crede vince. E questo lo consiglio anche a tutti coloro che vivono in questa terra e che oggi hanno difficoltà a sperare per il bene dei nostri figli, insomma, anche per il nostro futuro, perché ho 40 anni. E inizio tutto all'università, proprio perché arrivato a Roma, è un'università in crescita, che era Tor Vergata, mancavano i servizi per noi studenti e ho iniziato la politica attiva da senatore accademico, venendo eletto per 3 mandati, l'unico caso in Italia, 3 mandati consecutivi al senato accademico. Da lì ho iniziato la mia esperienza all'interno del partito, sono stato seguito dall'allora coordinatore regionale Antonio Tajani, attualmente presidente del Parlamento europeo, figura per me di massima caratura politica e di grande integrità morale, che mi ha sempre affiancato nelle mie scelte politiche sin dal giovanile ad oggi. E per me è un riferimento importante, perché è una grande scuola politica, soprattutto di onestà e serietà politica ed anche professionale. E il presidente Antonio Tajani ha proposto, sapendo questo mio legame fortissimo con la mia terra di origine, sapendo oltretutto la mia appartenenza al territorio reggino, dove da più di 20 anni lavorano con me e con i miei fratelli nelle nostre aziende di famiglia 100 collaboratori, quindi un legame che è fatto soltanto da quell'amore che ognuno di noi porta verso la propria terra di origine, ma anche dalla voglia di portare avanti quelli che sono i nostri anche progetti affinché si possa creare benessere nel territorio. Dal senato accademico poi ho avuto l'esperienza di 5 anni di consigliere comunale a Roma Capitale. E sono stato vicepresidente della commissione bilancio per 5 anni e vicepresidente della commissione politiche sanitarie, perché sono un medico direttore sanitario specializzato in sanità pubblica. E ne sono uscito a testa alta da quell'esperienza. Vorrei ricordare anche i riconoscimenti che mi sono stati dati dalla Fondazione Teleton per aver favorito la ricerca come consigliere comunale in quei 5 anni. E dalla l'ANCI Giovani, che è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che mi hanno voluto, che a me insieme ad altri 5 amministratori italiani under 40 ci hanno voluto riconoscere un premio per come, ecco, ci siamo adoperati per la città e per i giovani. Siamo stati scelti noi 6 su 45.000 giovani amministratori. La stessa domanda ad Pietro Sergi, per candidato per Liberi Uguali. Niente, mi arriva la sua candidatura. La mia candidatura penso sia come dire, un riconoscimento e un'attenzione verso la periferia,
periferie che Liberi e Uguali ha scelto in questo tornato elettorale di rappresentare. E io, visto che gli illustri colleghi candidati hanno giustamente fatto un richiamo alle nostre origini, alla nostra terra, io diciamo che sono emigrato, ma sono di ritorno, e sono di ritorno per provare a dare il mio modestissimo contributo a questa terra per risollevarsi dai tantissimi problemi che abbiamo. E quindi sono molto, come dire, diciamo anche grato al Liberi e Uguali per il fatto di un riconoscimento ai sacrifici e a questa voglia che avevo io di come dire, di tornare, ma tornare con lo spirito di lottare, della lotta per questa nostra regione, per la città, insomma, per la provincia di Reggio Calabria, che come dire, è ancora messa anche peggio del resto della Calabria. E quindi noi siamo, ci sono altri candidati che poi sicuramente passeranno da questi studi, siamo tutte e quattro alla prima esperienza parlamentare, e io ho avuto il piacere di vedermi pubblicati quattro libri di narrativa, e dove per lo più ho parlato quasi sempre, guarda caso, di storie di emigrazione e della nostra terra, dei problemi, insomma, che ci affliggono. Io ho tre figli che vivono a Bologna, due universitari e una bambina alle scuole medie. Niente, questo in sintesi è questo. Noi, come diciamo nelle nostre assemblee di preparazione alle candidature, abbiamo sempre posto l'accento sulla necessità, secondo noi, di avere dei candidati del territorio. Perché noi abbiamo avuto esperienze di paracadutati da ogni dove, che alla fine poi non è che abbiano portato i risultati sperati, ma non perché fossero cattive persone o impreparati o quant'altro, perché essere, cioè la, io sono, come dire, le mie origini sono quelle che sono, però essere il frutto della propria terra è molto importante, secondo me, perché si ha nelle vene la voglia di fare qualcosa. Non è, ci potrebbero essere tantissimi politici più preparati di me, assolutamente, però magari se fossero nel loro ambito e nel loro territorio potrebbero ancora esprimersi al massimo. Quindi io sono molto soddisfatto delle candidature di Liberi e Uguali nella Locride, nella Calabria. Speriamo di fare bene, e speriamo che comunque chiunque vada avanti si prenda a cuore le sorti della nostra regione, insomma. Partiamo subito con le domande, entrando poi nel vivo di quelle che sono le problematiche, ma soprattutto i punti dei vostri programmi, trattati ovviamente diversamente da ogni coalizione. Io faccio, partendo appunto dal sud, dal piano sud, parto appunto con Sicleri per Forza Italia, chiedendo: Forza Italia parla nel programma, visto la zona che riguarda proprio tra le varie parti del sud, una sorta di polemica e voglia di intervenire e appunto sulle infrastrutture ataviche nel mezzogiorno, ma in modo particolare per quanto riguarda i fondi europei. Voi scrivete mal gestiti al sud. Sì, sono centinaia di milioni di euro i fondi che la Regione Calabria non ha utilizzato per il sud. Mi riferisco ai fondi della Comunità Europea che non sono stati utilizzati per le infrastrutture, mi riferisco ai fondi della Comunità Europea che non sono stati utilizzati dai comuni per ragioni di tempi,
di tempistiche sostanzialmente e per iter burocratici abbastanza complessi. Mi riferisco anche ai fondi europei che non hanno permesso l'accesso alle nostre medie e piccole imprese. Quindi mi riferisco anche a quei fondi europei che potrebbero essere utilizzati per quanto riguarda la sanità. E noi abbiamo un problema enorme, ecco, quello di trovare i riferimenti giusti a livello di governo centrale. Non possiamo più permetterci in Calabria di avere degli eletti al governo nazionale che poi dimenticano chi sono i loro riferimenti territoriali e dimenticano anche che il punto più importante, che è quello dell'ascolto. I politici eletti al Senato e alla Camera non devono fare altro che rappresentare quel binario di collegamento veloce tra i territori e il governo centrale. Se non si ascoltano i sindaci, se non si ascoltano gli eletti, se non si ascoltano i rappresentanti delle associazioni di categoria o degli ordini professionali che vivono tutti i giorni la nostra realtà territoriale, la Calabria non riuscirà mai a uscire da questo tunnel che per i giovani di oggi sembra un tunnel che non ha mai fine. Il messaggio che deve passare non è quello dell'abbandono, perché è tanto triste vedere quei giovani che raggiungono Roma sperando di trovare un destino migliore, è tanto triste vedere quei genitori che piangono i loro figli che lasciano la loro casa, così come ho visto i miei, che però fortunatamente mi sono legati al territorio per le ragioni che dicevo prima. Ho visto, ho letto e rileggo i tanti commenti di quei giovani che lasciano la loro terra di origine, come l'ultima che è stata pubblicata qualche giorno fa da un giovane calabrese che è arrabbiato con la sua terra di origine, la Calabria, perché lo ha costretto a emigrare. La colpa è della politica, la politica è stata assente, la politica è stata lontana dai rappresentanti di tutte le comunità calabresi, in particolar modo quella regina, e questa assenza ha creato quell'astensionismo. L'assenza di questa politica, quella vera, quella fatta di istanze portate al tavolo del governo centrale, quella fatta di ascolto, ha creato questa disaffezione. Da Sergi, io ho letto qualche dichiarazione a proposito di Sud e a proposito di programmi del vostro leader Grasso, dove dice, parla come voi ponete il Sud nel vostro programma come priorità, accusando, metto tra virgolette, no, i concorrenti, intendo le altre coalizioni, che accusando se ne sta parlando poco. Parlano poco di Sud gli altri, voi mettete il Sud in priorità, cosa intendete? Ma intanto penso che se parla il Presidente Grasso parla il Sud, perché comunque il Presidente Grasso è siciliano, quindi voglio dire, penso che più Sud di così, cioè, come dire, sia impossibile. Quindi io credo che come naturalmente come noi altri candidati che siamo qui stasera, che anche lui abbia a cuore molto queste. Secondo me sì, si parla poco e non è neanche questione di quantità, perché a volte parlare poco è un pregio, non è un difetto, è questione di cosa si dice. A me il dibattito impostato adesso sul Sud non è che mi entusiasmi tanto, sinceramente. Io penso però che, adesso sento voler entrare subito in polemiche, queste e quelle. Io dico una cosa, cioè, quando si finisce una legislatura travagliata, come dire, frastagliata di con tre cambi di leader, di governo e tutto quanto, a un certo momento qualcuno dovrebbe dire: siamo arrivati che la Calabria era in un certo modo e l'abbiamo lasciata in un altro modo. Quindi, voglio dire, da parte nostra è chiaro che noi puntiamo a un rilancio del Sud e a una nuova impostazione del problema del Mezzogiorno, perché qui
Io giro moltissimo, io amo moltissimo la mia, ma non per retoriche, perché a volte poi questa melassa di retorica a volte dà anche fastidio, perché le persone, gli elettori sono stanchi, io sto incontrando, come sicuramente gli altri colleghi candidati, tantissime persone che sono esauste cioè richiamare la politica alle sue responsabilità, dimenticandosi che la politica siamo noi che facciamo politica, è un esercizio un po' al di là della qualità dei candidati, delle buone intenzioni, al di là di tutto, però la politica siamo noi. Se quello che non si è fatto non l'abbiamo fatto, certamente non noi, perché penso che siamo bene o male, siamo abbastanza nuovi del vapore, no? Però questo è il. Ora, noi, se io giro per la Calabria, io vedo soprattutto la Calabria del Sud, perché per ovvi motivi la militanza politica e l'impegno politico ci porta anche in altre zone che non sono al di fuori del nostro collegio, Noi siamo sommersi di spazzatura. Io, se fossi stato al governo, al Parlamento, io avrei chiesto lo stato di calamità per la spazzatura che ci sta soffocando. L'inquinamento ambientale, qualcuno mi deve dire cosa è stato fatto, che poi comporta una incidenza di malattie tumorali spaventose, dei quali dati non abbiamo contezza completa, dei dati che possiamo avere, e che comporta un'ulteriore migrazione verso i centri del nord di dove curarsi, che senza nessuna speranza di farlo nella nostra amatissima regione, che comportano dei costi spaventosi per le famiglie del sud. Parleremo di sanità, anche un tema sanità, questo qua, parleremo io poi di sanità, parlavo in generale di un discorso sud tra i vostri punti poi al dramma della borsa, i servizi, infrastrutture e i servizi, assolutamente, i servizi basilari presenti nella carta costituzionale, nulla di eclatante. Stessa domanda a lei, a cui aggiungo il discorso accennato, anche perché voi parlate anche qua di risorse, fondi europei gestiti male, a cui però Sicler dice i politici dovrebbero fare forza i politici locali, gli eletti, sul governo nazionale, il cosiddetto governo amico. Come gestite questo discorso? Come centro-sinistra? Ma il centro-sinistra, anche in questi anni di governo, ha dimostrato che il Sud è all'ordine del giorno. Patti per il Sud, investimenti sulle infrastrutture, il progetto finalmente delle ZES, che da 20 anni la Calabria rivendica. Le ZES sono le zone economiche speciali che riguardano il porto di Gioia Tauro, una vittoria direi straordinaria della Calabria e della città metropolitana, dove si apriranno sicuramente spazi e risorse per nuova occupazione, per nuove imprese, per innovazione, soprattutto per creare il retroporto che da anni viene ribadito. Ma io rifiuto una campagna elettorale dove si ripete in maniera sempre ecumenica, si ripetono gli stessi temi sul Sud, in maniera retorica i giovani. Io rifiuto una Calabria che si piange addosso, una Calabria che non sa produrre progettualità. Io penso che noi siamo una regione che ormai esprime innovazione, professionalità, risorse anche umane nate dalle nostre università. Io vivo nel mondo università, formiamo giovani che hanno grande specializzazione, che rappresentano la vera risorsa di questa terra, per poter dire che la Calabria si può confrontare senza complessi di sorta con il governo nazionale e con le altre regioni, alla pari.
però dobbiamo stabilire qual è la nostra progettualità. La colpa non è sempre degli altri, noi abbiamo la capacità, la possibilità di fare progettualità sulle nostre risorse che ci sono realmente. Certo, quando il centrodestra mi dice mette il sud al centro dei propri programmi, mi sorge il dubbio come può mettere il sud al centro con l'accordo o con, diciamo, un governo possibile con la Lega che qualche tempo fa fa il referendum per staccarsi dal sud. Quindi è esattamente l'opposto, cioè chi non vuole stare con noi non capisco come può essere disponibile a rilanciare il sud. E noi abbiamo, come dire, il programma è questo, intanto le risorse umane, le capacità che abbiamo e poi soprattutto le opportunità che abbiamo. Noi siamo i rappresentanti di un territorio specifico, si chiama città metropolitana. Questa città metropolitana ha risorse, una per tutte il porto di Gioia Tauro, che non è un ripetere stancantemente la stessa cosa, è una grande risorsa che nonostante, diciamo, la concorrenzialità, gli ostacoli che spesso vengono anche dal nord, diciamo, rimane una grande infrastruttura posta al centro del Mediterraneo, dove nessuno ce la può spostare, perché da Suez a Gibilterra si passa da Gioia Tauro. Rimane ferma questa grande opportunità e soprattutto la qualità di questa infrastruttura. Nessuno ce la può togliere, ma che va rilanciata, va posta l'attenzione massima dei governi e noi dobbiamo rivendicare, direi ferocemente, no? Come voce della città metropolitana un ruolo importante, così come le altre risorse che parliamo, che rappresentano, diciamo, una Calabria pensante, una città metropolitana direi pensante, che non è quella di assorbire soluzioni che vengono dall'alto. Noi veniamo da una storia che ci ha distrutto le risorse, che ci ha calato dall'alto. Penso all'industrializzazione, dove ancora Saline piange, ma anche lo stesso Gioia Tauro. Noi vogliamo parlare di una Calabria che pensa, che progetta, che programma e dice come vuole autodeterminarsi. In questo senso abbiamo risorse agricole, una eccezionale, diciamo, condizione identitaria di un'agricoltura dove ci sono grandi eccellenze, dagli ulivi ai chivi della Piana di Gioia Tauro, ai terrazzamenti delle viti della Tirrenica, ai bergamotteti. Grandi scenari paesaggistici e produttivi che vanno messi in rete, aiutati, portati avanti con progettualità. E pensiamo per esempio al turismo, grande risorsa di questa terra, che può avvalersi di beni culturali, di musei, di archeologia, ma anche di mare, di montagna e di paesaggio e soprattutto di un grande parco nazionale che sta al centro della città metropolitana. Noi dobbiamo stabilire questa progettualità e rivendicarla in maniera, diciamo, forte, con una nostra idea autonoma, senza essere, diciamo, pilotati o comunque governati dall'alto, ma con una nostra voce specifica di questa terra. Quindi non piangersi addosso. Sicleri, cosa risponde al Partito Democratico, in questo caso ad Amaro, che dice, parla Forza Italia del Sud rispetto però ad un rapporto con Lega, e che giudizio l'ha da lei del piano Sud e della ZES per il porto? Allora, sicuramente per quanto riguarda il discorso della Lega con Forza Italia, non è una novità, non è la prima volta, e vorrei ricordare all'amico che rappresenta qui il PD che è l'unico partito, l'unica coalizione che ha pensato alla Calabria e al bene dei cittadini è stato proprio il centrodestra con la Lega dentro, perché la Salerno-Reggio Calabria, che se ne discute da 70 anni, è stata fatta con la legge obiettivo del 2001, il secondo governo Berlusconi, dove c'era anche la Lega, e oggi, ringraziando il cielo, dopo 20 anni che faccio la Salerno-Reggio Calabria in macchina, la prima volta la percorro in 6 ore. L'unica opera infrastrutturale fatta in Calabria negli ultimi 20 anni. Non ricordo i governi di sinistra abbiano mai fatto nulla in merito. Per quanto riguarda il porto, sicuramente il porto è un'occasione unica per la Calabria, per la centralità che come diceva chi mi ha preceduto, che occupa nel Mediterraneo, che è al centro del cuore del Mediterraneo. Ma mi domando, una regione che da 3 anni e mezzo, 4 anni, che è di sinistra, un governo nazionale di sinistra, un porto utilizzato al 10%, 400 persone licenziate, un retroporto ancora che non è stato sviluppato e mi auguro che possa essere sviluppato successivamente, l'impossibilità di trasferire oggi quelli che sono i container e quindi di utilizzare il potenziale del porto attraverso il trasporto su binari dei container e non sul gommato.
Ecco, tutte queste cose mi auguro che possano avvenire, ma io credo che il PD oggi soffri di una doppia personalità. Da medico do questo tipo di diagnosi, perché raccontano una cosa e poi ne fanno esattamente un'altra, come abbiamo visto con la sanità. Oliviero, che racconta, lo vedremo anche dopo, ho capito, ci sarà una domanda sulla sanità, addirittura ricatta il governo di incatenarsi, un governo che è del suo stesso colore politico, un governo rappresentato dalla Lorenzin, che non ha nemmeno una laurea, non sa nemmeno cos'è una facoltà di medicina e chirurgia, non sa nemmeno cosa significa assistenza sanitaria, che non fa altro che chiedere il rispetto del tetto di spesa senza sapere qual è stata l'assistenza sanitaria che hanno avuto i cittadini e che sostanzialmente non c'è stata. Pietro Sergi, visto che accennavamo ed era inserita e l'ha introdotta anche il candidato Sigler sulla sanità, accuse gravi anche sul governo regionale, governo nazionale, di cui oggi anche il suo leader fa parte. È presidente comunque del Senato, quindi era in una coalizione comunque di centrosinistra. Vabbè, ora dare la colpa al presidente. No, che posso dare al presidente Grasso, ma comunque la vicinanza era quella. No, ma la fantasia va benissimo. Cioè io, tornando a Gioia Tauro, il mio pensiero va assolutamente ai 400 padri di famiglia licenziati, per cominciare. Dopodiché, se partiamo da lì, possiamo parlare di tutto quanto, ma io parto da lì anche perché ho avuto il piacere di conoscerli il giorno che sono andati sotto al ministero del ministro Del Rio, e c'eravamo io, c'era un altro dirigente di Sinistra Italiana, il sindaco di Cinque Fronti Michele Conia, c'era Stefano Fassina e c'era Nicola Fratoianni, il segretario nazionale. Non ne ho visti altri, ho visto solo arrivare il presidente Oliveiro, che non ha neanche salutato gli operai, e questa è una cosa che mi ha molto colpito e mi ha ferito da calabrese prima di tutto. Quindi noi partiamo da quel dato lì e sono disposto a parlare di tutto. Sulla sanità, io non è che voglio, come dire, adesso attaccare tutto, ma basta guardare, non sono cose che dico io. Cioè, io ieri ho chiesto di un mio amico e ha detto no, è a Gemelli con un suo cognato malato di tumore. Cioè, stiamo morendo come mosche, se vogliamo dire la verità, e nessuno che muova un dito da questo punto di vista. Allora, noi abbiamo oltre il 20% di ricoveri extra regionali, oltre il 20%. Ora, queste cose qui, cosa ha comportato? Il nostro territorio che si svuota, non è che noi possiamo pensare, come dire, con una legge con 100 milioni che vanno benissimo, per carità, nessuno dice niente, merito a chi li ha stanziati, di poter riportare lo spopolamento. Lo spopolamento avviene perché i cittadini calabresi non hanno servizi. Noi per prendere un treno dobbiamo andare a Rosarno. Io in tre ore e mezza sono andato da Lamezia a Roma con una freccia, non mi ricordo di che colore, mentre per prendere quella freccia ho dovuto dormire a Lamezia, perché altrimenti mi sarei dovuto alzare alle 4 per andare a prendere questo benedetto treno. Questi sono i problemi della Calabria. Non, cioè, se noi non investiamo in servizi essenziali, ripeto e ribadisco, previsti nella Carta Costituzionale, è inutile star qui a dire che ci vogliamo bene come due novelli sposi. Non regge il discorso. Ora io non mi va neanche di puntare il dito, io vorrei veramente che da oggi in poi si cambiasse il modo di proporsi e di, perché è chiaro che noi abbiamo delle potenzialità infinite, il turismo.
Però è anche vero che il nostro turismo dove si basava? Sul territorio, e se vengono qui adesso i turisti, cosa mi vengono a vedere? I cumuli di spazzatura, le fiumare piene di elettrodomestici, cioè che non cadono dal cielo, perché bisogna dire anche questo, per carità, non cadono dal cielo. Quindi voglio dire, quella, la battaglia è sui servizi minimi essenziali per vivere dignitosamente. Sanità, voi vi candidate in questo collegio Gioia Tauro, ricordiamo Palmi, che poi riguarda la città metropolitana, questa è una precisione anche, escluse 5 cittadine: Galatro, San Pietro di Caridà, Laureana, Serrata e Candidoni, dove la provincia di Reggio in materia sanitaria e quella tutta la Calabria in generale, essendo anche commissariata, messa peggio, perché ricordiamo l'ASP Regina e in modo particolare l'ospedale Locridau non è messo benissimo. Sanità nel centro-sinistra. Ma noi parliamo di un problema che è serissimo, riguarda tutti i cittadini e non penso possa essere così strumentalizzato in una campagna elettorale. Io sfido chiunque possa tirare la prima pietra a parlare di sanità o accusare l'altro di, diciamo, essere responsabile della mala sanità. Ricordo al collega del centrodestra che fino a 3 anni fa erano al governo della regione e Berlusconi è quello che ha governato di più negli ultimi 20 anni, quindi non può essere, diciamo, una problematica da strumentalizzare. C'è una problematica da affrontare perché è serissima, perché la vera ASL, come si dice, è quella che sta fuori, perché i nostri cittadini vanno tutti fuori dalla Calabria a curarsi, e quanto denaro portiamo fuori sia col sistema sanitario pubblico e sia con i soldi dei cittadini, no, che spendono per andare fuori. Ci vuole un grande programma che è partito in qualche modo, sono partiti per esempio i cantieri per gli ospedali calabresi, è partito quello di Crotone, noi dobbiamo lavorare perché parta l'ospedale della Piana di Gioia Tauro previsto a Palmi, che parta l'ospedale nuovo di Reggio, no? Il nuovo ospedale, che venga ristrutturato, riproposto, potenziato l'ospedale di Locri. Dobbiamo avere un'idea di sistema sanitario, è chiaro che è una terra, per come è fatta, ha bisogno di presidi forti sulla Piana, sulla città e sulla Ionica, perché rappresentano 3 momenti di una geografia specifica che spesso è difficile, diciamo, mettere in comunicazione. Quindi 3 momenti forti, però attenzione, non è solo un problema di ospedale, di grossi presidi. Qua la sanità va pensata per quello che è tutto il problema del territorio, quindi creare filtri tra i presidi, gli ospedali e i centri urbani, creare servizi di assistenza. Pensiamo agli anziani, forse una delle regioni che ha meno servizi di assistenza diretti per gli anziani, e noi sappiamo quanto è forte questa problematica, visto anche l'aumento dell'età delle persone. Quindi servizi pubblici per gli anziani, filtri tra gli ospedali e i territori. Questa è l'idea di una sanità moderna che non può essere delegata solo ai grossi presidi, ma che va diffusa e, come dire, programmata in senso innovativo. È chiaro, la Calabria vive grossi problemi, il commissario è stato anche necessario. E fa bene anche il presidente della regione, il governatore Oliverio, a fare la sua parte e dire che la regione deve essere in grado di autodeterminarsi, ma è chiaro che c'è una problematica, da un lato grande crisi e deficit che ha, diciamo, costretto il governo a mettere un commissario per responsabilità evidentemente della politica e non della politica di parte, perché dobbiamo essere chiari e sinceri. Ma è chiaro che il presidente rivendica anche un ruolo della regione, perché un presidente che non governa la sanità governa ben poco, ma c'è una problematica oggettiva che va affrontata con grande professionalità, serietà e oggettività, senza strumentalizzazioni. Siclari, quindi il candidato Amaro dice che sulla sanità non si deve strumentalizzare, ognuno ha la sua quota a parte, quindi destra e sinistra. È chiaro che non si tratta di una battaglia di colore. Quando si tratta di diritto alla salute, l'articolo 32 della Costituzione è l'unico articolo di tutta la Costituzione che mette l'aggettivo fondamentale. Qui si tratta di parlare della salute dei bambini, degli adulti e degli anziani. Si tratta di un'assistenza sociosanitaria integrata che manca, si tratta di un'assistenza sanitaria e sociale che manca soprattutto anche agli anziani e alle persone più povere. Il problema grave, anche molto grave, è che non è strumentalizzazione, è demagogia. E né retorica
e che il governo oggi di sinistra ha approvato gli ultimi tre DEF, documento economico finanziario, dove ha portato la spesa pubblica sanitaria al 4,5% del PIL. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è l'organo più importante a cui facciamo riferimento, dice che la soglia critica che porta al collasso del Servizio Sanitario Nazionale è proprio il 4,5% di spesa pubblica sul PIL. La Lorenzin ha sceso la spesa pubblica sanitaria al 4,5%, ecco perché chiede a tutte le aziende sanitarie di ridurre sempre di più quella che è la spesa sanitaria. Però il problema è che mentre il comitato paritetico valuta il rispetto del tetto di bilancio portato dai direttori delle aziende sanitarie, perché oggi quello chiede il governo, rispetta il tetto di spesa, garantisce un pareggio di bilancio ai direttori. Dall'altra parte il tavolo del comitato di valutazione dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza, che si trova all'Agenas, l'Agenzia del Ministero della Salute, che controlla in che modo vengono assistiti i pazienti, oggi non è in grado di dare una valutazione sull'assistenza erogata dalle nostre strutture sanitarie verso i cittadini. Pensate che noi abbiamo delle valutazioni su come viene erogata l'assistenza che risalgono al 2014. Questo governo non ha fatto niente per accelerare queste valutazioni, per cui a Roma hanno il pareggio del tetto di bilancio degli ospedali che hanno dovuto ridurre, che hanno dovuto depotenziare la stessa struttura sanitaria, che hanno dovuto licenziare i miei colleghi medici, infermieri e tutti coloro che lavorano nel mondo come figure sanitarie e non sanitarie. Non solo hanno dovuto depotenziare gli ospedali, ma hanno dovuto chiudere anche punti di nascita come eccellenti che avevano la provincia di Reggio Calabria, come a Melito, hanno depotenziato l'ospedale di Locri, hanno depotenziato l'ospedale di Polistena. Ecco che qui si trova un sovraccarico, quello di Scilla, ecco che si trova un sovraccarico a pronto soccorso nelle strutture sanitarie di Reggio Calabria, ed esprimo la mia solidarietà non soltanto a chi è stato licenziato, ma anche a tutti quei medici, tutti quegli infermieri, tutti coloro che lavorano nel mondo sanitario e sono costretti a dare un'assistenza sanitaria ai cittadini con delle strutture e con delle aziende sanitarie da terzo mondo. Perché? Ve lo dico in due parole, perché, come ha detto qualcuno prima, c'è una mobilità sanitaria dove i cittadini calabresi siamo costretti ad andare al nord a curarci, il 37% si cura fuori, ma sapete perché il 37%? Perché gli altri non hanno i soldi per potersi curare fuori e prima ce li avevano. Oggi la crisi sta penalizzando anche chi ha bisogno di curarsi e rinvia o rinuncia le cure. Per cui, mentre sulla sanità non dobbiamo strumentalizzare, nella sanità invece dobbiamo investire. Sergi, ed è un tema a cui ci tengo molto. Sergi, effettivamente, parlando appunto, entrando e continuando brevissimamente solo su un'apparenza, anche perché poi voglio andare su un altro tema che è quello del lavoro, lo anticipo anche agli altri candidati, sul discorso che diceva lei, c'è una concomitanza di problemi, cioè nel senso l'emigrazione sanitaria associata anche a dei trasporti, ad una rete di trasporti inadeguata. Cioè, cosa fa Libero Uguali in merito? Cosa vorrebbe fare? Scrivere il suo programma. Penso che se si parla di servizi, è chiaro che quelle lì sono. Ritorniamo ai carissimi della cosa, ritorniamo sempre lì. Sulla sanità mi ero dimenticato una guisquiglia, diciamo, no? 12 milioni di italiani non si riescono più a rinunciano alle cure, non sono dati che io non sono, non faccio statistiche. 12 milioni di italiani. Io veramente vorrei avere dei dati che adesso purtroppo non ho, per capire quanti di questi sono meridionali e calabresi, perché, tornando al discorso di prima, i costi della sanità, se io devo andare a curarmi a Locri, sono 10 euro di gasolio, se devo andarmi a curare a Bologna, come ho dovuto fare con mio padre, come ha dovuto fare un altro ragazzo di 20 anni che sono una famiglia, che sono sempre in autostrada avanti e indietro, è chiaro
che i costi per chi deve migrare, anche per quel servizio previsto nella Costituzione, come diceva il collega prima, e quindi questi cioè, è importante che torni sempre a sud il problema. E quello è il discorso, perché noi cosa vorremmo fare? Noi ancora, cioè la ferrovia ionica sembra quella lì del film di Troisi, alla fine va benissimo anche il titolo, guardandoli non ci resta che piangere. Cioè, voglio dire, quello è il discorso, noi abbiamo delle ferrovie che non sfiorano gli aeroporti, per dire, no? Voglio dire, quelle cose lì, quello è lo sviluppo. E quello è lo sviluppo, non ci può essere altro sviluppo. Allora, infrastrutture e servizi. Giorni fa, e chiudo, c'è un altro tema importantissimo. Due presidenti di due associazioni, io con i nomi sono una frana, però mi ricordo i contenuti, hanno lanciato un appello sul fatto delle barriere architettoniche. Noi come candidati di Liberi e Uguali abbiamo ritenuto, anche perché, come dire, per conoscenza diciamo di questi presidenti, abbiamo risposto. Cioè, noi ci rendiamo conto delle difficoltà che hanno le persone con problemi di mobilità, cioè, e stiamo parlando di noi che dobbiamo dormire alla Lamezia e che per andare a Roma. Immaginiamo, voglio dire, allora qui si veramente, qui la rivoluzione non è che si fa quella lì con i forconi, no, non c'entra nulla, la rivoluzione la deve fare la politica e la buona politica. Amaro, Ottavio Amaro, trasporti, visto che aveva già anche introdotto per quanto riguarda la Salerno-Reggio Calabria, è stata inaugurata nel dicembre, è una Calabria che arranca, perché il porto di Gioia Tauro è un volano, però anche le infrastrutture, la rete viaria, stradale e soprattutto aerea, ricordiamo i disagi dei nostri aeroporti. In tal senso, cosa dice lì? Ma i trasporti e la mobilità sicuramente è un settore strategico per la nostra regione, su cui dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione. Ricordo che la Salerno-Reggio Calabria non è nata solo dal progetto obiettivo, ma è un programma che inizia col governo D'Alema, ma non è questo il punto di ricordare un po' la storia. L'importante è che, come dire, con un governo Renzi si è, come dire, fortemente voluta la conclusione, l'inaugurazione di questa autostrada, e si è fatta, e adesso, diciamo, con qualche problema ancora, ma funziona e crea grande efficienza su questa fascia. La mobilità, chiaramente i trasporti non si risolvono solo con l'autostrada. Ricordo che la Regione, per tornare anche all'utilizzo dei fondi POR, ha già iniziato e concluso anche alcuni lotti della ferrovia ionica, no? Oltre 500 milioni investiti per riammodernare la linea ionica ferroviaria, da nord a sud. Dopodiché è chiaro che il sistema dei trasporti deve essere un sistema integrato, intelligentemente integrato. Noi abbiamo un aeroporto sul quale non servono le piccole manifestazioni o le bandiere continuamente di piccoli gruppi, sicuramente la mobilitazione è utile, ma dobbiamo avere un progetto che ancora non vedo, ma che dobbiamo fare. L'aeroporto di Reggio, per essere funzionante, deve superare i suoi 500.000 passeggeri, e possiamo farcela ad arrivare a oltre un milione, ma per l'aeroporto ci vuole un progetto. È chiaro che è un aeroporto che è stato ridotto all'osso da gestioni sbagliatissime del passato, potremmo dire, e non è demagogia, clientelari, poco, diciamo, lungimiranti, dettate solo da piccole, diciamo, operazioni di politica locale, e non da una visione di creare un'infrastruttura che è al servizio delle popolazioni, delle imprese, dell'università, di una Calabria nuova. Bene, questo aeroporto come può funzionare? Il cittadino che è da Roccella deve andare all'aeroporto, cosa fa? C'è una ferrovia che arriva all'aeroporto, c'è una ferrovia che ha la stazione dentro l'aeroporto, il cittadino di Rosarno che deve andare all'aeroporto, c'ha, diciamo, la possibilità dalla ferrovia da Rosarno ad arrivare dentro l'aeroporto. Serve un sistema integrato, noi dobbiamo rivendicare un aeroporto che dialoga con l'area dello Stretto, quindi con tutta la Sicilia orientale, da Taormina a Milazzo, no? E dalle fasce della Piana, della Ionica, che abbiano la possibilità di raggiungere, come in tutti gli aeroporti del mondo,
attraverso la ferrovia. Ma vi rendete conto com'è strano che il nostro aeroporto non ha una stazione ferroviaria dentro l'aeroporto, eppure la ferrovia lambisce questo aeroporto? È un problema proprio di progettualità che noi dobbiamo imporre, e questa progettualità significa ridare forza a un aeroporto che ce la può fare, perché il bacino d'utenza c'è, la domanda c'è ed è forte. Si tratta di porre bene la questione e dire che non è un fatto solo di passeggeri attuali, ma di potenziali passeggeri, dove la domanda, diciamo, viene risolta attraverso un'offerta efficiente ed efficace. Ma poi pensiamo a tutto il sistema che è frammentario, le trasversali ionica tirrenica, la Bovalino Bagnara che rimane interrotta. Noi queste, diciamo, cantieri infiniti dobbiamo porre fine. Dobbiamo dire che la Calabria, per morfologia, geografia difficile, ha bisogno di queste trasversali, così come è stata la ionica tirrenica da Gioiosa a Rosarno. La Bovalino Bagnara va completata. Quindi è un sistema di integrare un po' la logistica, così come tutti i comuni, siamo sulla Ionica, siamo a Roccella, ma tutti i comuni interni devono essere collegati con le ferrovie. Si tratta di fare un sistema di logistica, anche dei pullman stessi, che riescano a collegare a pettine, direi, i centri interni con i centri della costa. Quindi creare un sistema di efficienza innovativo che dia risposta agli studenti, ai lavoratori e ai cittadini di questa terra. Sì, Clarice, stessa domanda a lei. Lei ha accennato alla Salerno-Reggio Calabria, aumento, incremento, dicendo appunto aeroporto, che poi i viaggi, diciamo, molti pendolari ultimamente ci sono verso Roma, quindi... Io sono uno dei miei motivi di lavoro, viaggio spesso, per cui ho vissuto gli stessi problemi che hanno vissuto molti miei concittadini e molti lavoratori che hanno rapporti, ecco, professionali con la nostra terra. È chiaro che bisogna fare un grande progetto di sviluppo per quanto riguarda le infrastrutture, soprattutto per quanto riguarda i trasporti, ma tenendo in considerazione tutti i paesi, tutti i comuni della provincia di Reggio Calabria, dalla parte ionica alla parte tirrenica. Per troppo tempo la politica ha dimenticato la parte ionica. La parte ionica rappresenta una realtà importante, è ricca di beni culturali, architettonici, è ricca di aziende che hanno voglia di emergere ma che sono isolati, è un territorio che non gli permette, ecco, di espandersi. Noi dobbiamo permettere di disegnare insieme un progetto che vede lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti prendendo in considerazione sia il settore imprenditoriale che esiste e che è quello più forte in Italia, perché è costretto a fare impresa in un territorio difficile da un punto di vista dei trasporti, da un punto di vista culturale, e che però sostinano fortunatamente a continuare a fare impresa nella loro terra di origine, pur sapendo le difficoltà del territorio e dando centinaia dando tantissimi posti di lavoro. Ecco, mettere al centro di attenzione quelle che sono le richieste delle imprese, le richieste delle famiglie, all'interno di un grande progetto che include l'aeroporto, la statale 106, la ferrovia ionica, è necessario, perché la posizione geografica è la Calabria, nel cuore del Mediterraneo, che fa invidia a tutti i paesi del mondo, con le temperature medie l'anno che sono sui 22 gradi, non può terminare così come oggi la conosciamo, cioè che addirittura non riesce a farsi conoscere nel mondo, perché arrivare in Calabria, nonostante gode geograficamente di una delle posizioni più strategiche del Mediterraneo, arrivare in Calabria diventa difficile. L'alta velocità è un primo punto che bisogna discutere e che deve interessare anche la Ionica, oltre le trasversali, oltre tutte le strade che bisogna riprendere, i cantieri, perché sono stati interrotti e abbandonati. Sergio, a proposito di, perché poi le persone che ci guardano da casa hanno sanità, trasporti, sono quelli che vivono problematiche, vivono quotidianamente, assieme a questi la crisi economica che incombe e che molte di campagne elettorali si sta iniziando a parlare, si parla di una manovra, di una riforma, o comunque nei vostri programmi, di come vedete il fisco. Se parliamo ad esempio col centrodestra parla di flex tax, se parliamo col centrosinistra si parla invece di una redistribuzione, anche là poi di abbassamento di tasse. Liberi Uguali? Beh, Liberi Uguali intanto credo che sia molto convinta che il principio della progressività debba essere di nuovo ripristinato. Perché non c'è? No, non c'è, perché sono, le tasse hanno subito delle, diciamo, delle manovre, delle, diciamo, delle,
visioni che sono state poi portate a compimento, che fanno dei gradoni. Ora anche, voglio dire, invece il principio di progressività è il principio unico, partendo da parametri che tengano conto della situazione economica attuale e della situazione delle famiglie, che vada a crescere in base a come crescono i redditi, non quei gradoni che tra uno e l'altro, cioè c'è uno scatto che non sta, come dire, né in cielo né in terra, voglio dire, no? Quindi il principio di progressività, noi abbiamo parlato anche io che ho due figli all'università, non posso garantire, progressività anche sul discorso delle tasse universitarie. E il fatto è che noi non è che ci possono accusare di essere, come dire, settari o quant'altro, che abbiamo detto. No, noi diciamo che il diritto allo studio è un diritto che deve essere universale, perché secondo me e secondo Liberi Uguali, un popolo che ha libero accesso al sapere, alla cultura, è un popolo più libero. È più uguale, è un popolo più libero e più uguale. Quindi, voglio dire, c'è stato poi il fatto di, se c'è un meccanismo di progressività di partenza, è chiaro che poi, voglio dire, se io sto già pagando, diciamo, uno che guadagna di più, che se lo merita, poi che voglio dire che se lo guadagna, non ho settarismi da. A quel punto lì, di fronte a un prelievo fiscale progressivo, è giusto che il sapere venga reso fruibile a tutti, perché anche se sei figlio di una persona che sta meglio di un'altra, stai già pagando il tuo con la progressività, e quindi il sapere, penso, poi qui ci sono illustri professori, penso che sia uno di, sempre tornando a quei diritti, uno di quei, perché io vi ripeto, vi voglio fare un esempio banalissimo. Io ho due figli all'università, il maschio, perché bisogna parlare anche di cose che si conoscono, il maschio ha avuto, per questioni di reddito mio, no? Una borsa di studio. Il ragazzo è stato male, glieli devo restituire, allora dov'è il io, se quel ragazzo non può dimostrare che è stato poco bene e che non è riuscito a mantenere, mentre la mia figlia riesce ad essere, perché grazie a Dio non ha avuto i problemi che ha avuto il maschio ha avuto dei problemi temporali, per fortuna, di salute, no? Io glieli devo restituire quei soldi. Allora cosa mi vengono a dire le borse? Equità fiscale. Voglio dire, si spara sempre nel mucchio, dove prende, certo. Amaro, anche il PD parla di riduzione della base imponibile, quindi una riforma anche la fiscale, però io me la sono segnata per i contribuenti leali, voi scrivete nel programma. Ah, sì, su questo, diciamo, ecco, applicato anche soprattutto al sud, dove effettivamente lavoro, attività mancano. Quindi questa campagna elettorale su questo argomento veramente sta raggiungendo il massimo della, diciamo, retorica. Perché? E delle promesse che non si possono mantenere, flat tax, oppure le promesse dei 5 Stelle sul reddito di cittadinanza, tutte una serie di questioni che non hanno nessuna copertura. Ora, il grande paradosso, si parla di flat tax, è un grande paradosso. Già, diciamo, l'80% dei cittadini italiani rientrano tutta nella fascia del 23%, nell'aliquota del 23%. Fare una aliquota unica, quindi, che significa? Significa avvantaggiare quei ricchi, no? Che attualmente, diciamo, sono di fasce superiori. Quindi il paradosso è che si fa una diciamo, promessa che può avvantaggiare solo, diciamo, i ricchi. Pensate che con lo scenario Brunetta, uno che guadagna 30.000 euro paga le stesse tasse di chi guadagna 300.000 euro. Questo è lo scenario che ci stanno promettendo. Quindi un grande
paradosso, una grande ingiustizia. Io sono sempre legato all'idea che occorre pagare tutti per pagare meno. È un'idea molto forte, mi appassiona molto perché era anche il mio, diciamo, motto quando ero sindaco con i miei cittadini: pagare tutti per pagare meno. E questa è l'equità. Dopodiché è chiaro, dobbiamo lavorare per abbassare, diciamo, realisticamente anche questo cuneo fiscale. È chiaro che nel programma nostro del PD nazionale si tenta di abbassare di questi 4 punti, dal 33 al 29, l'aliquota contributiva, ma è un tetto realistico perché, diciamo, questa campagna elettorale, come dice Renzi, la vera promessa è quella di non fare promesse, ma essere realisti, leali e soprattutto non fare demagogia su proposte assolutamente ingiuste che vanno a vantaggiare i ricchi contro i poveri. E questo della flat tax è uno degli esempi. Presidente, a proposito, così poi faccio rispondere anche a questa il candidato Sigleri, a proposito, lei dice di lealtà, obiettività, eccetera, di non fare promesse che non si possono mantenere. Per quanto riguarda invece quello che, visto che anche voi avete fatto riforma con Equitalia, agenzie di riscossione, loro dicono aboliamo del tutto Equitalia, anche queste sono promesse da mandare a marinaio. Ma come dire, saremmo tutti felici se ad abolire, diciamo, agenzie che vanno a tartassare il cittadino. È chiaro che qua c'è un problema, è un problema di, come dire, di giustizia, anche di rispondere per quelli che sono, diciamo, anche i doveri del cittadino. Questo governo è stato il governo che ha lottato più di tutti, ha ottenuto più di tutti sul piano del recupero fiscale, dell'evasione fiscale. Questo è un grande traguardo, direi, molto importante, che bisogna, come dire, rimarcarlo. È il governo che ha ottenuto di più da questo punto di vista. Questo significa creare più giustizia e andare incontro più a quei cittadini onesti. Quindi su questo piano dobbiamo mettere, come dire, la nostra azione. Sigleri, è un specchietto per le allodole di fatto questa flex tax, dice il candidato Amaro, perché di fatto, dice, un 23% la gran parte dei cittadini andrebbe a vantaggiare i ricchi, e poi l'utopia di Equitalia. Beh, assolutamente non è così per quanto ci riguarda. Intanto sotto i 13.000 euro non pagherà più nessuno le tasse, questo è il punto del programma. Sopra i 13.000 euro si pagherà il 23%, in maniera graduale si andrà a crescere in base al reddito, ma comunque sostanzialmente sarà attestata intorno dal 23 al 26%. È chiaro che questo punto del programma non è un'invenzione di un folle, è il risultato di un'analisi attenta fatti da studiosi, scienziati, premi Nobel, che hanno seduto al tavolo insieme al presidente Berlusconi, il quale ha portato anche questa proposta del programma a livello europeo per non avere problemi dopo a dover poi realizzare questo punto del programma, e lo ha presentato davanti ai leader degli stati europei ed è stato accolto con entusiasmo anche per quanto riguarda gli stessi leader. Questo significherebbe che io sono un piccolo imprenditore che pago le tasse da 50 anni, da quando mio padre ha iniziato a fare impresa nel 1968, so cosa significa, e lo sanno anche i calabresi che in Calabria non hanno lavoro perché nessuno glielo sta proponendo, ma stanno provando a realizzarsi creando delle piccole imprese, e sanno cosa significa pagare le tasse al 65% o pagarle al 23%. Laddove è stato sperimentato, abbiamo già delle evidenze scientifiche che hanno dimostrato che c'è stata una seria ripresa, un serio contrasto all'elusione e all'evasione. Questo ha permesso di avere le stesse entrate o entrate maggiori rispetto a quelle che normalmente ci sono con tasse elevate al 65%. Ciò vuol dire che hanno pagato tutti, anche coloro che prima non pagavano, a importi più bassi. Ma non è soltanto questa la ripresa dell'economia in Italia. Noi prevediamo anche di far sì che ci sia un'economia reale maggiore, ed è per questo che interveniamo, entro, come ha detto il presidente Berlusconi, la prossima estate, con l'aumento delle pensioni minime a 1.000 euro. E ci sono 39% dei pensionati italiani che hanno una pensione inferiore ai 1.000 euro, e secondo l'indice Istat, che parla di dignità economica, nessuna persona vive dignitosamente o riesce a mantenersi quantomeno le spese necessarie per vivere dignitosamente se ha un reddito inferiore ai 1.000 euro. Noi dobbiamo pensare a queste persone in particolar modo, 4.750.000
persone che oggi sono povere perché hanno un reddito inferiore ai 1000 euro, e sono sia quei padri di famiglia che non hanno un reddito per adeguato, lavoro adeguato che porta 1000 euro al mese, sia quei pensionati che hanno una pensione bassa e che non avranno mai sicuramente la possibilità di aumentare la pensione se non attraverso lo Stato. Brevissimo, perché poi vado su Sergi, in merito al fatto che dicono Renzi, o comunque il governo Renzi o Gentiloni oggi, ma comunque l'azione era di Renzi, di recupero, con recupero fiscale, diciamo, dei tanti evasori, vedi, rottamazione eccetera. Cosa dice Sicleri brevissimamente sul discorso? Dice: noi siamo l'unico governo che, la stessa domanda farò a Sergi, che abbiamo recuperato dall'evasione fiscale attraverso anche la rottamazione, con Equitalia stessa. Beh, del programma, perché noi intendiamo fare una sorta di pace fiscale con tutti i contribuenti che hanno difficoltà oggi a pagare lo Stato, e quindi affronteremo tecnicamente questo anche successivamente, perché è un punto del programma. Vogliamo andare incontro a quegli imprenditori che a causa della crisi oggi hanno dei debiti importanti con lo Stato e che certamente la responsabilità non è loro. Ripeto, chi ha sviluppato e ha a cuore più di ogni altra persona questo punto del programma è uno degli imprenditori più validi che ci sono nel mondo, del Silvio Berlusconi. Sergi, stessa domanda faccio a lei. Per quanto riguarda, Sigli parlava di pensione, quindi aumento delle pensioni minime per quanto riguarda gli anziani, recupero fiscale perché sono tante, diciamo, le aziende, ma sugli anziani, che poi sono la fascia debole, e soprattutto nel nostro territorio dove l'incremento dell'età, diciamo anche demografica, delle persone si sta innalzando dappertutto, ma in modo particolare in Calabria dove le pensioni sociali dilagano, cosa pensate voi di Liberi Uguali? Ma noi intanto penso che gli anziani prima di tutto avrebbero il diritto di non arrivare stremati a poter vedere qualche soldino nella pensione, poco troppo che sia, intanto, perché comunque, diciamo, con i parametri della legge Fornero non è che bisogna prima arrivarci alla pensione, poi se di 1000 euro aumentate ben venga, ma vediamo di arrivarci, perché è un po' lunga la... Che dice lei, riformiamo prima la pensione. Cominciamo dalle cose concrete, voglio dire, dopodiché, come dire, se ci sarà la possibilità di aumentare le pensioni, chi potrebbe dire di no? Però, come diceva anche prima il professore, bisogna stare attenti, perché qui la coperta è un pochino corta. Allora, cioè? Io non è che metto in dubbio quello che dice il rappresentante, il candidato di Forza Italia, però stiamo attenti a non creare aspettative che poi per colpe non neanche nostre, voglio dire, ma perché la coperta è molto corta. Io lavorerei dal punto di vista di dare appunto l'opportunità, anche perché c'è poco da fare, tenendo in attività gli anziani si blocca, cioè, con quel principio di coperta corta, se non esce uno non entra un altro, è una cosa automatica, non è questione. Quindi voglio dire, ben vengano gli aumenti se ci saranno, perché anche 1.500, ma anche 1.500, anche 2.000, noi staremmo tutti meglio. Però voglio dire, cerchiamo di essere concreti, anche poi ci sarà. Io, quando mi dicono che i conti sono stati approvati dall'Unione Europea, visto come si sta comportando dal punto di vista economico, io qualche dubbio mi sorge. Dice tanto, sempre il voto perché finale. Perché non mi sembrano di manica larga, diciamo, ecco. Quindi che sia stata approvata dall'Unione Europea, io ne prendo atto, ma non mi convince più di tanto. Posso dire una cosa su questo? Amaro, sì, infatti io stavo per pensione sociale, l'innalzamento della pensione. No, voglio dire, no, su questi argomenti stiamo discutendo, veramente mi sembra ancora assurdo che noi facciamo campagna elettorale assistendo a questo balletto di promesse. Veramente è un'offesa per i cittadini, per chi ci sta ascoltando. Siamo ancora una volta a questo balletto tra 5 Stelle e il centrodestra, a chi la può sparare più grossa: pensione a 1000 euro, ridurre appunto con la flat tax le liquide uguali per tutti, una serie di promesse che sanno benissimo che non sono coperte anche
con l'economia e con diciamo, la situazione italiana che abbiamo. D'altronde, voglio dire, Fratelli d'Italia parlano di un'aliquota, la Lega parla di un'altra aliquota, Forza Italia del 23%, hanno linguaggi e promesse anche diverse al loro interno, per questo diciamo è una bugia questa, ma poi finiamola con queste promesse. È lo stesso discorso che 20 anni fa Berlusconi parlava del milione di posti di lavoro. Posti di lavoro, quel milione l'ha garantito solo a porta con Bruno Vespa. Adesso il milione di posti di lavoro c'è stato, ma ce lo dice l'Istat. C'è stato col governo Renzi e col governo attuale. Intende con Job Act, ma ce lo dice l'Istat, non un contratto fasullo a porta, ce lo dice l'Istat. Questi sono fatti, e così come è fatto il reddito di inclusività per le famiglie povere, per il monoreddito o chi non ha reddito, per quelli che stanno veramente nella povertà, ce ne stanno tante. Una delle diciamo, azioni importanti fatte da questo governo, pensiamo al reddito di inclusività, pensiamo che da 500 milioni è stato portato a 2 miliardi e mezzo e si prevede a 5 miliardi a portarlo per sopperire a questa situazione di povertà e di crisi. Questo è un fatto concreto. Non una promessa, ma una realtà in atto. Sigleri, Amaro dice posti di lavoro diciamo vantati solo sulla carta, su un contratto tanti anni fa, e aliquote diverse. Loro dicono siamo noi che abbiamo fatto i fatti con reddito di inclusione. Ricordo il Job Act, ricordo gli 80 euro di Renzi. Quello di Renzi, perché insomma li abbiamo già dati tutti abbondantemente con l'aumento del gas, della luce e quant'altro. Ed è stata una mortificazione, che è stata fatta una sorta di miseria a noi cittadini italiani, che veramente meritiamo altro. Io penso che questo paese può cambiare solo se si danno, se si fa un progetto che stravolge l'attuale sistema, altrimenti ci possiamo alzare, caro professore, ci possiamo alzare carissimo, e andarcene, perché se vogliamo continuare a mantenere il paese con questa pressione fiscale, con queste pressioni così basse, non vale nemmeno la pena che andiamo a rappresentare nessuno, né alla Camera né al Senato. Allora, io ho sposato l'idea di questa candidatura perché mi è stata proposta da una persona, come sapete, che è Presidente del Parlamento Europeo, è una persona molto seria. Ho accettato per la mia esperienza 5 anni in Campidoglio, ho letto il programma, so chi è il leader del mio partito, so che ha aumentato le pensioni a 1 milione delle vecchie lire, prima che Romano Prodi accettasse il cambio dalla lira all'euro, che poi ha penalizzato anche quell'aumento. Immaginate se quelle pensioni rimanevano a 500.000 lire, a questo oggi le persone avevano 250 euro di pensione, con quel cambio sono arrivate a 500 euro. Oggi Berlusconi lo ha detto e lo ha ridetto e continuerà a ridirlo fino all'ultimo giorno, e anche dopo aver vinto, entro l'estate porterà le pensioni minime a 1000 euro. Non si può vincere la povertà se rimaniamo a parlare soltanto dei progetti che abbiamo, se non con interventi drastici che il Presidente ha voluto presentare alla Comunità Europea prima di presentarli in programma, prima che avvenisse la firma del programma, dei 10 punti di programma che si trova qua dentro, e nell'ultima pagina trovate tutte le firme di tutti i leader, e questo è stato portato al Parlamento in Europa, dove ha incontrato i leader dei partiti, e qui dentro c'è tutto quello che abbiamo discusso finora. Per cui nessuno avrà nessuna sorpresa in Europa, nessuno avrà nessuna sorpresa in Italia. Quello che è stato portato in Europa noi lo vogliamo portare al governo. Sergi, un'ultimissima cosa prima della domanda finale, quindi ve la anticipo già tutte e tre, come mai quindi rivolgervi ai vostri poi elettori e dire perché votarvi alle prossime consultazioni elettorali. Ultimo brevissimo argomento è quello che al sud, lo abbiamo anche accennato qualche minuto fa, è quello di cui al sud si ha più fame, fame di lavoro, ecco, tra le iniziative del Job Act che ho accennato, abbiamo già accennato prima con il candidato Amaro, altre iniziative che voi nel vostro programma volete portare avanti, voi di Liberi Uguali, per il lavoro soprattutto al sud? Certamente, beh, intanto sul Jobs Act ci sono diciamo dei dati che andrebbero un attimino rivisti, nel senso che se uno lavora 2 ore in una settimana risulta, parliamo di contratti. Intanto la giungla dei contratti, tipologie di contratti andrebbe molto, molto, come dire, semplificata quantomeno, semplificata. Dopodiché io
ben venga tutto a livello di lavoro, però voglio dire, andare a spacciare milioni di lavoro, uno che li ha promessi e non li ha fatti, gli altri li hanno fatti, però poi nel concreto stiamo qui a parlare di fame, voglio dire, bisogna un attimino concentrare meglio quello che si dice anche da questo punto di vista sul lavoro. Cosa faremo noi? Noi abbiamo un'idea ben precisa per quanto riguarda il sud e il coso. Noi abbiamo, dicevamo, del turismo, ma il turismo va rilanciato perché noi abbiamo bellezze naturali, noi abbiamo pietra a capo, attraverso la sistemazione del territorio, quindi la nostra industria più grande che potrebbe essere è il dissesto idrogeologico. Che ci farebbe risparmiare una vagonata di soldi ogni volta che viene un centimetro di acqua in più, un po' di vento, un po' di qualcosa. Quindi è una questione neanche di investimento che verrebbero coperti dal risparmio di quelle cose. Se noi puntiamo. Ma io dico veramente, io mi sento ben collocato politicamente, ma io penso che se tutti quanti le forze politiche avessero in mente di investire su questo terreno, perché noi abbiamo, poi voglio dire, nel dissesto idrogeologico, se non vogliamo riaprire le assunzioni nei forestali, voglio dire, sono bloccati. No, voglio dire, ma io penso, in questo, visto che quel problema lo abbiamo, ma vogliamo studiare un'altra tipologia e però investire su quel settore lì? Quello non, io non credo, noi non è che possiamo millantare grandi cose, nel senso che domani nascono delle industrie pazzesche. Noi abbiamo un territorio bellissimo, una macchia di boschi assolutamente unica, penso, a livello mondiale. Abbiamo un territorio, prevenzione degli incendi, assolutamente. Un piano di prevenzione degli incendi, perché stiamo andando in fumo. Io quest'anno ho visto un bosco, dove io nel primo libro l'ho descritto anche, che ho scritto, un bosco andato in fumo che è una barbarie. Perché? Per la sua particolarità. Quindi dice lei, capire la nostra identità e potenziare il lavoro all'interno di quelle identità. Assolutamente, idrogeologica, io non vedo altre strade, poi per carità. Candidato Ottavio Amaro, il candidato Sergi diceva non è che poi tutte queste iniziative del Job Act hanno portato tutti questi posti di lavoro al sud. Idem, prego. Io dico una cosa, si è pensato sempre che svilendo i diritti si creasse più lavoro, è stata smentita clamorosamente. Lei parla dell'articolo 18, il candidato Amaro quindi ha capito la mia domanda, quindi cosa sul vostro programma per il lavoro sulla base delle polemiche, anche le critiche che hanno fatto gli altri candidati su quello che è stato fatto il Job Act? Ma fare critiche su cose fatte che comunque ha permesso a 1 milione di persone, di giovani, di disoccupati, di lavorare anche magari con contratti a poche ore, già una cosa è meglio che niente. Non ho capito perché, come dire, contestare una cosa che invece è un traguardo ed è una cosa importante in una situazione di crisi e in una situazione veramente di avvilimento generale dell'economia e del nostro paese. Ha voglia che dice il nostro amico candidato per il centrodestra che Berlusconi è andato in Europa, ma ricordiamoci 5 anni fa cos'era l'Italia rispetto all'Europa, com'era derisa e com'era considerata sotto il governo Berlusconi l'Italia in Europa. Abbiamo, come dire, rialzato la testa, abbiamo avviato un trend positivo. E quindi benvengono anche il 1 milione di posti che sono precari, ma ovvio rispetto ai quali dobbiamo intervenire per creare eventi più strutturali. Sicuramente noi abbiamo le condizioni per fare questo e sono d'accordo che noi dobbiamo partire dalle nostre risorse, dalle nostre possibilità che abbiamo. E allora quando parliamo per esempio dei 40 milioni, per esempio dei 50 milioni che la Regione ha messo a disposizione dei giovani under 40 per imprese agricole, questa è una
cosa concreta, importante, perché l'agricoltura è il settore trainante, principale, identitario della nostra terra. Quando la regione approva, come ha fatto l'altro giorno, la legge regionale sull'artigianato per rispondere alle 35.000 imprese artigiane che abbiamo in Calabria, un atto concreto per valorizzare quello che è una delle nostre migliori, diciamo, intelligenze che ci stanno in Calabria, gli artigiani, che va a sposarsi anche con l'artigianato artistico, le nostre accademie, come dire, tirano fuori anche professionalità rispetto a questo. Così come dobbiamo mettere mano, lo dicevo prima, alle questioni infrastrutturali. Il porto deve essere fonte d'occupazione, non solo per quei giovani che sono già diciamo, occupati e che sono grande intelligenza e grande professionalità dentro il porto, ma con la ZES e con la costituzione di un retroporto che defiscalizza, che snellisce le procedure, può attirare imprese per creare sviluppo. E così la grande industria del turismo. Un turismo, dobbiamo dirlo, però non è ripetere stancamente uno slogan. Che turismo vogliamo? E il turismo che crea occupazione vera e che valorizza le nostre risorse, che non distrugge le coste come è stato fino ad adesso, che non le, come dire, non va ad aggredirle, ma si rivolge anche all'interno, dove mare e montagna, identità, vengono valorizzati per un turismo che parte dal basso. Quanta cooperazione sociale c'è che gestisce bene il turismo? Pensiamo all'area grecanica, dove qua è vicina, ci sono beni culturali, città, etnie gestite anche attraverso un turismo di qualità, attraverso cooperativa sociale, sistemi diffusi di B&B. Quello è un turismo che può attrarre quella che è una domanda di qualità, una domanda di turismo culturale su cui la Calabria deve insistere. Quella è una strada per cui non va ripetuto vogliamo il turismo, ma che tipo di turismo, perché la Calabria deve dire cosa vuole. Allora noi dobbiamo essere voce anche di programmi di qualità, perché noi conosciamo le nostre risorse, conosciamo le nostre identità e noi dobbiamo pretendere un tipo di sviluppo, non lo sviluppo generico o tout court o come ci viene proposto, se ci viene proposto, ma secondo una nostra progettualità. Siglari, cosa risponde? Sì. Il suo partito, io ovviamente. Sono rimasto meravigliato dai dati che abbiamo, perché pensate che l'università di Harvard, che è l'università più prestigiosa americana, considera la Calabria la più bella regione del mondo. E nonostante questo la Calabria... Il 33° posto ci porta a New York Times, no, sulle regioni. La best region è stata la portata nella classifica, ha fatto la best region, la considera primo posto al mondo. Nel mondo. E, sì, assolutamente. Però abbiamo il più alto tasso di disoccupazione in Europa. Allora il problema siamo noi, nel senso che è la politica. Il problema è la politica, che puntualmente ha fatto promesse, ha raccontato programmi, ha raccontato i desideri, la voglia di crescere, di cambiare il mondo, poi sostanzialmente è stata assente. Nonostante i programmi potevano essere validi, è stata assente, non è stato riferimento degli amministratori locali, non è stato riferimento delle piccole e medie imprese, non è stato riferimento delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, non è stato riferimento della sanità regionale con tutte le problematiche a portare al governo, non è stato riferimento dei pescatori, non è stato riferimento di tutte le realtà che provano a sopravvivere in una terra abbandonata dalla politica. Allora, fare impresa e creare lavoro in Calabria è più semplice di quanto si possa immaginare se la Calabria non viene abbandonata come è stato fatto fino ad oggi e non viene abbandonata dai politici, perché guardate che la Calabria già da sola, abbandonata com'è, sopravvive. Figuriamoci con l'intervento dei politici a livello nazionale, cosa può diventare la Calabria. I tesori che noi abbiamo, li avete detto anche voi, li conosciamo tutti, li conoscono i nostri cittadini meglio di noi, perché ci tengono forse più di noi, affinché possiamo noi politici sviluppare questo potenziale infinito di ricchezza che può esprimere la Calabria attraverso i monumenti architettonici, attraverso anche i prodotti tipici calabresi che le nostre piccole aziende riescono a produrre mantenendo quella grande ricchezza culturale delle tradizioni. E possiamo parlare del pane di grano di Prati, del torrone di Bagnara, possiamo parlare delle ceramiche di Pellegrina, quanto riguarda, no, tutto l'artigianato, come si parlava prima. Però questo non basta, come abbiamo già detto, se non li sediamo attorno a un tavolo per discutere insieme di quale deve essere il loro sviluppo, lo sviluppo delle imprese, e rispetto a un piano
di trasporti che è necessario per mettere la Calabria al centro dell'Italia e al centro del Mediterraneo, così come oggi si trova con il porto di Gioia Tauro. Ultimissima domanda, così poi vi lascio per questa prima puntata di Al Voto al Voto. Ricordo che sostituirà da calendario del Corecom al momento la trasmissione di Linea Aperta che conduco settimanalmente, con l'intenzione anche di intensificare gli appuntamenti, quindi prendendo spazio dalle serate della nostra emittente sulla calendarizzazione che stiamo per inviare al Corecom Calabria. Ultimissima domanda, quello che vi dicevo prima, parto dal candidato per quanto riguarda Liberi Uguali Pietro Sergi, rivolgendosi ai suoi elettori o ai calabresi, in questo caso ricordiamo che siete candidati, questa è la puntata del collegio uninominale, collegio di Gioia Tauro, Reggio Calabria, uninominale al Senato. Al candidato di Liberi Uguali Pietro Sergi invito a, se vuole, rivolgendosi ai propri elettori, dire perché il 4 marzo votare Liberi Uguali, in modo particolare Pietro Sergi. Ma perché votare Liberi Uguali? Secondo me per le cose che ho già detto in trasmissione, insomma, per una conversione dell'economia ambientale, insomma, per queste idee che abbiamo di salvaguardare prima di tutto il nostro ambiente, che è collegato per le sue bellezze al turismo e anche il mare, però io penso, io come dicevo prima, il mare andrebbe anche lì, però il mare non è che possiamo solo vantarci, dobbiamo costruire depuratori ad esempio, perché sennò il mare è sporco. Non credo che sia un grande spot se portiamo i turisti in queste condizioni qui. Naturalmente io non è che voglio essere disfattista, io penso che le potenzialità che ha Calabria le hanno poche altre regioni, da tutti i punti di vista. Si tratta però di fare veramente uno sforzo tutti quanti e lasciar perdere, e lo dico, e questo penso che anche i colleghi candidati degli altri schieramenti siano d'accordo, lasciar perdere la convinzione che si risolvano le cose con l'astensione. Astenendosi non si risolve nulla, non si ferma il baraccone va avanti lo stesso, si fanno deleghe ad altri per decidere per noi. Siccome nelle elezioni nazionali non c'è il quorum, come quindi voglio dire, se votano 10 va bene, ci dividiamo quei 10, vedremo chi va, chi non va e buonanotte. Quindi intanto l'appello è, a prescindere dal votare Liberi Uguali, di andare a votare. Se si va a votare convinti che Liberi Uguali possa rappresentare quella svolta che stiamo cercando faticosamente, per carità, di costruire, e quell'alternativa a sinistra di costruire è un'alternativa anche per la regione, penso, dal mio punto di vista, io non ho trascorsi politici, io scrivo come secondo hobby. Quando mi è stato chiesto a Bologna 2-3 anni fa dove volevo occuparmi politicamente, non ho avuto dubbi di nessun genere. Io me ne torno dove era a casa, a Careri, a Nentile Vecchio, e mi voglio curare e dare una mano nel mio piccolo a quella zona lì, non ad altre zone, perché sono nato lì, ho ancora la casa dove sono nato nel Televecchio, la tengo, e quindi sono innamorato della mia terra. Penso che la mia gente non abbia nulla da invidiare a nessuno. Penso che le stupidaggini, e qui mi perdoni il candidato di Forza Italia, dei leghisti, di questi razzismi striscianti contro questo oggi, contro questo, non abbiano nessun futuro, non abbiano nessuna. Quindi io penso che Liberi Uguali è un'alternativa a sinistra che abbiamo voluto costruire. I programmi ve li ho illustrati in qualche modo, i candidati della Locride e del collegio quindi sono tutti nuovi,
tutti del territorio, delle periferie più martoriate delle Calabria, cioè la Locride, quindi voglio dire, più di questo non saprei cosa. Poi le promesse le facciamo, non facciamo promesse, facciamo il resoconto alla fine che forse è molto più interessante. Ottavio Democratico, ricordiamo perché, rivolgendosi ai suoi elettori, perché il 4 marzo votare lei all'uninominale? Ma da un lato direi, da premessa, perché intanto direi che i cittadini di questo paese non possono affidare a una classe dirigente inesistente come quella dei 5 Stelle, con l'inesperienza e con l'incapacità di governo che hanno avuto e hanno dimostrato anche nelle città dove governano. Perché non lo possono dare a un centrodestra vecchio, rivisto, opportunisticamente rimesso insieme con una Lega che parla una lingua e Berlusconi ne parla un'altra e Fratelli d'Italia ancora un'altra. Io ho messo nel mio manifesto, nel mio programma, uno slogan che recita «Vota il territorio». Questo vuol dire che voglio essere la voce di questo territorio, una voce che parla di Calabria, di città metropolitana, che parla dei giovani, di chi è cresciuto qua, ha studiato qua, è nato nelle università calabresi, conosce bene il territorio, lontano dalla cultura criminale e mafiosa, diciamolo chiaramente, che sono uno di quelli che va dicendo in questa campagna elettorale, come ha detto il ministro Minniti, non solo non cerchiamo i voti della mafia, ma li rifiutiamo pure, quindi lontana da quella Calabria degradata e criminale che sottomette le libertà individuali e produttive, che l'altra notte ha saputo sabotare la cooperativa come quella di Macramè, la cooperativa Alba di Polistena che gestisce beni confiscati. Quindi una Calabria diversa da quella tristezza, da quella diciamo oppressione che in questi anni subiamo in continuazione. Una Calabria che parla delle proprie risorse, delle proprie identità, delle proprie bellezze, dei propri problemi. Il problema è come dare voce, come siamo presenti nel confronto nazionale. Io questo voglio fare, lo faccio da docente universitario, quotidianamente con i miei studenti, con i miei laureati, lo voglio fare, mi sono messo al servizio anche diciamo in politica, anche con la mia presenza in Senato e spero di essere votato per questo. Stessa domanda finale e conclusiva la faccio a Marco Siglari per Forza Italia. Perché votarla il 4 marzo? Io ho dedicato la mia campagna elettorale sin da subito ai giovani, a quei genitori che oggi non hanno un lavoro e che quindi non riescono nemmeno a dormire sereni la notte, anche perché non sanno il giorno dopo come garantire quantomeno quello che serve per vivere dignitosamente i loro figli. E l'ho dedicato alle persone che oggi si devono curare e rinunciano alle cure per motivi economici e perché le lunghe liste d'attesa non gli permettono di curarsi nelle strutture pubbliche. Ho accettato la candidatura in Calabria perché il presidente Tajani sa quanto la comunità calabrese di professionisti è vicina a Marco Siclari a Roma, sa quanto io sono stato sempre vicino a tutti i calabresi che hanno lasciato le loro famiglie per andare a studiare fuori sperando in un futuro migliore. Io ho visto le sofferenze di quei giovani negli occhi e continuo a vedere le sofferenze di quelle persone che vengono a cercare lavoro ogni giorno nelle nostre aziende in Calabria, in provincia di Reggio Calabria. Ho deciso di accettare il Senato, lontano, ho 40 anni, sono il più giovane candidato al Senato della Repubblica, all'uninominale, e ho deciso di prendermi questa responsabilità perché voglio rappresentare quel riscatto che abbiamo sognato da piccoli, quando eravamo qui, prima di andare a studiare fuori, prima di entrare nelle imprese di famiglia, quella voglia di riscatto che ci faceva sognare da piccoli, pensando di diventare grandi professionisti, grandi imprenditori, grandi politici a sostegno della nostra terra, che pensavamo da piccoli di diventare così grandi e forti da poter cambiare il destino e le sorti della nostra città, un po' come i ragazzi di oggi che vivono nei paesi, che vogliono vedere il loro paese cambiato. Quel sogno io lo voglio nel mio piccolo provare a realizzare e lo farò rimanendo accanto a tutti i rappresentanti di tutti i cittadini, che siano sindaci di qualunque colore politico, perché la Calabria per me non ha colore, un amore non ha colore, un sentimento non ha colore e io voglio stare vicino a tutti i rappresentanti politici in modo tale da sentire ciascun cittadino vicino a me e a loro volta voi stessi potete sentire la mia presenza accanto a voi.
Grazie, io ringrazio i candidati. Ricordiamo che la puntata di oggi di Al Voto era dedicata alle elezioni per quanto riguarda il Senato uninominale. I candidati erano appunto, per quanto riguarda il collegio, ricordiamolo ancora, Gioia Tauro, Reggio Calabria, quindi tutta, per essere poi in sintesi dare spiegazioni magari a voi cittadini, tutta la città metropolitana, esclusa quei comuni che dicevamo all'inizio, Galtro, San Pietro di Caridà, Laureana di Borrello, Serrata e Candidoni. Io ringrazio i candidati Ottavio Amaro per quanto riguarda il Partito Democratico, Marco Siclari per Centrosinistra, la coalizione di Centrosinistra, Marco Siclari per Forza Italia e infine Pietro Sergi, Libero Uguali. Ricordo che avevamo invitato anche per il Movimento 5 Stelle, anche lui candidato nello stesso collegio perché operiamo per collegi, Bruno Azzerboni per il Movimento 5 Stelle. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Al Voto, grazie.